Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendo Incallito. Prima di tutto, volevo augurarvi un buon Natale a tutti quanti che mi state seguendo anche oggi. Sono davvero molto contento che siamo arrivati a 200 e passa iscritti. Adesso dovremmo essere a 201. Mi pare, iscritti a Natale, quindi mi rendete veramente felicissimo. Um, e, e quindi, già, questo è un bel grazie che devo a voi che mi avete fatto questo bellissimo regalo per Natale. E poi comunque adesso volevo fare questo semplice video per mostrarvi un po' cosa ho ricevuto per Natale. Um, e così via, giusto una cosa simpatica per passare il tempo per fare un video un pochino più easy, diciamo. Quindi, uh, allora, inizierò da un pochino le cose un pochino meno speciali, no? Che penso abbiate già visto, penso che ve lo fate vedere nel video. Um, del Games Week, degli acquisti che ho fatto al Games Week Quindi, questi uh, qua sono tutti giochi Xbox One Quindi, il primo è LEGO Jurassic World uh, Molto carino, l'avevo trovato nel bundle um, di, dei, dei tre giochi uh, LEGO Che è LEGO Avengers, LEGO Batman 3 e LEGO uh, Jurassic World um, e, e basta, quindi molto semplice C'è dentro solo il CD, nulla di speciale um, Volevo prenderlo perché, comunque, per 30 euro tre giochi alla fine sono 10 euro a gioco che è pochissimo. E poi la serie Lego devo dire che mi piace abbastanza quindi è anche carino. Dopodiché, come vi ho già detto, Batman 3 uh, molto carino anche questo qua. Non vedo l'ora di giocarci. Ho già provato Lego Avengers e mi sta piacendo molto uh, quindi non vedo l'ora di provare anche questo qua. Perfetto. Io odio i CD, quando sono i CD rimangono al contrario Dopodiché abbiamo qua Far Cry 4 che non ho ancora neanche aperto, è ancora sigillato Poiché questi tre giochi erano in una confezione di cartone Quindi um, non, erano esattamente, non erano confezionati nel cellophane Quindi adesso io procederò ad aprire questo assieme a voi Adesso speriamo che si apra le confezioni qua della xbox sono davvero complicatissime da aprire non sono intelligenti come la nintendo che mettono ah, lì lo strappo quello lì poi da tirare per aprire la confezione no qua bisogna per forza spaccarsi le unghie per aprire sta cavolo di confezione di plastica del tubo ah, vediamo ecco dovrei esserci <ride> riuscito ecco No, solo un pezzettino tolto. Su, forza! Riuscirà il nostro eroe ad aprire la confezione? Mamma mia, oh, questa confezione qua proprio non si voleva aprire. Eh, ma è la plastica che hanno usato che è davvero molto, molto dura. eccolo qua. Quindi Far Cry 4, qua vabbè dopo lo sticker lo toglierò, nulla di interessante qua. Vinci, ottieni unità mentre giochi per sbloccare i secondi giochi, sfondi, blocco colonna sonora e così via. Nulla di interessante, qua c'è il CD. Ecco fatto, va bene. Prossimo, un gioco che non vedo l'ora di giocare, The Witcher 3, davvero molto molto bello. Ah, proviamo a vedere se questo qua si aprirà in, in un modo un pochino più semplice. Sì, ecco fatto. Oh, questo qua per fortuna si è aperto. Si è aperto bene. Ecco qua. Apriamo l'etichetta. Ecco. Ovviamente si è rotta. Ancora. <ride> ecco fatto. Apriamolo. Uh, uh che bello. Allora, cosa abbiamo? Qua abbiamo degli sticker del simbolo di The Witcher 3 Poi abbiamo la mappa Wow, che bella Non me aspettavo che avesse dentro queste cose Pensavo fosse semplicemente il gioco Poi l'ho pagato pure poco questo Mi pare che l'ho pagato 20 euro 15 euro, no, quindi 20 20, 20 Wow, guardate che bella Non lo sapevo neanche che ci fosse dentro questa mappa qua Davvero molto molto bella con tutto, tutto il regno, Novigrad, Oxenfurt, bellissimo. E qua dietro è una semplice carta. Con su una firma, non so bene di chi sia, poi magari andando avanti nel gioco scoprirò di chi è questa firma. Poi CD, Project Red, caro giocatore, per prima cosa vogliamo ringraziare. Uh, scusate, stavo coprendo il microfono uh, per il tuo supporto. Bla bla bla. Basta, nulla di, nulla di interessante. Perfetto, quindi possiamo mettere via queste cose. Molto belli gli sticker, veramente, mi piacciono un sacco. Ok. Ecco fatto, chiudiamo. E infine, come ultimo gioco, c'è Rainbow Six Siege. Davvero, anche questo qua, un gioco molto bello che non vedo l'ora di giocare. Vediamo se questo qua sarà difficile come l'altro oppure se non sarà un incubo da aprire. Su, ok. Ok, <ride> a pezzettini si apre. Eccolo qua, perfetto. Eccolo qua, Rainbow Six Siege. Togliamo anche qua il sigillo che a me non interessa non interessa a nessuno suppongo ah, di nuovo ecco fatto eccolo qua apriamolo e vediamo un po cosa c'è dentro Tom Clancy ah la pubblicità di Tom Clancy's The Division un gioco che mi piacerebbe prendermi ah, però boh Servizio clienti, garanzia, nulla di speciale. Uh, incluso nel season pass, quindi qua spiega cosa c'è incluso. E qua ho un codice. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. E Vegas 2, wow! Ah, vediamo. Xbox 360 game download da Xbox... Do ah, wow, quindi sono inclusi due giochi, è vero, fantastico. Uh, sono questi due, non vi faccio vedere i codici, però sono questi due giochi qua. Probabilmente sono inclusi uh, nella confezione. Sp meno male, sono contento. Dai, anche se sono giochi per 360, però meglio, meglio di nulla sono sempre giochi gratuiti. Uh, suppongo che funzionino anche uh, se li hanno inclusi, funzioneranno anche con la retrocompatibilità Xbox. Quindi questi qua sono i regali, diciamo, normali. Adesso io... L'ho tenuto nascosto perché volevo fare una sorpresa, no? E, ed è un, una cosa che aspetto dav davvero tantissimo tempo, mi devo tirare indietro. Uh, è una cosa che davvero aspetto da tantissimo tempo e che ho dovuto rifletterci tanto per, uh, per prenderla e sono davvero molto contento di averla presa perché uh, è davvero una cosa speciale che, uh, ripeto, attendevo da tantissimo tempo. Uh, scusate prima di tutto prima di quello voi ricordatevi questo discorso mi sono preso anche questo stand della Sateci per ah, le cuffie mi metterò un paio di foto delle, del, dello stand che ho qua di fianco a me molto utile in alluminio con questo qua dietro per uh, raccogliere i cavi è davvero molto molto utile e ha ah, delle usb qua davanti qua. e un attacco anche audio qua volendo se lo si attacca al computer io non lo attaccherò al computer Um, ma lo attaccherò direttamente alla presa, così almeno lo uso come hub di ricarica. Tipo, ok. Quindi adesso ritornando a quel discorso, una cosa che aspettavo da davvero tantissimo tempo. È stato un investimento perché mi è costato tanto, um, o almeno ai miei genitori. Um, e sono davvero molto, molto contento di averlo preso. E sarà un, un vero cambiamento per me perché non ho, non ho mai avuto un prodotto così e quindi. Uh, è davvero una rivoluzione per me, vi faccio vedere per ora la scatola, io l'ho già tirato fuori ovviamente eccolo qua è un uh, laptop della Asus, come potete vedere il modello è G752, dovrebbe essere il VS um, adesso vi faccio, mi faccio un pochino vedere come il computer, lo potete già vedere um, da qua, no? sì, ecco, questo qua è il retro, no? adesso ve lo faccio vedere per bene Uh, allora, la scatola è enorme come potete vedere perché è un laptop da 17 pollici, no? Um, e quindi è davvero, è davvero, davvero enorme. Infatti, giusto per farvi capire, questo qua è il suo caricatore, cioè un mattone. Non so neanche dove lo metterò perché, uh, prima di tutto, non so dove attaccarlo con questa spina qua, cioè devo prendere un adattatore e sicuramente sotto la scrivania non ci entra. In più è pesantissimo, cioè mi distrugge tutto. Vabbè, comunque, quello lì è un, po è un problema secondario. E, uh, ecco qua la bestiolina, che dal piccolo peso di 5 kg uh, è davvero enorme. È un uh, 17 pollici, come potete vedere. È davvero enormissima anche di fianco alla mia testa, è davvero uh, enorme ed è un 17 pollici. Queste qua sono le ventole di raffreddamento. Come potete vedere, questi qua sono i. Pad per l'espulsione della polvere nel caso in cui uh, venga accumulata della polvere all'interno delle ventole, um, e, ed è davvero speciale. Questo qua è sotto, come potete vedere, qua c'è un, um, un vetro che da, attraverso cui si possono vedere i, il circuito di raffreddamento delle ventole e dei. Uh, gli heat pipes di rame, davvero molto, molto speciale. Uh, attraverso questo pannello, qua sotto si può accedere per aumentare la RAM, la SSD e l'hard disk. Um, e adesso vi darò un po' le specifiche, le, avrò, uh, le scriverò anche sotto nei commenti, così almeno è più facile per voi capire. Per chi è appassionato di PC come me, um, questo computer qua. Ve lo giro dal lato giusto. Um, Contiene un Intercore i7 6700HQ uh, a 2,6 GHz, mi pare. Uh, fatemi controllare. Ho scritto tutto sul cellulare perché um, sono anche tante specifiche da ricordare. Dov'è, 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 dov'è? Eccolo qua. Uh, allora 6700HQ a 2,6 GHz. Avevo ragione. La GPU è un Nvidia GTX 1070 da 8 GB di GDDR5 uh, RAM, um, che diciamo che è praticamente l'ultima serie uscita in mercato. Quindi è davvero fantastica. È la versione notebook, quindi non sarà potente quando è la versione desktop, um, però è davvero fantastica comunque. Uh, poi ha 32 GB di RAM DDR4, ha 1 TB di hard disk uh, e 512 GB di NVMe SSD, quindi ha ultra velocità ed è davvero fantastico. Per completare tutto questo abbiamo Windows 10 Pro 64 bit e uno schermo a uh, Full HD che è meglio secondo me, c'era anche l'opzione 4K però sinceramente uh, non mi attirava perché... Uh, una 1070 sì, è capace di uh, tirare il 4K, però non ha le performance comunque migliori. Um, e quindi uh, ho preferito piuttosto optare per, il, um, uh, per la versione Full HD, così è un pochino anche meno pesante da, um, uh, da, tirare, da far andare i giochi, no? Specialmente tipo a settings come ultra o, o very high, no? Um, quindi come questa qua è la bestia a dettagli in uh, questo qua si chiama? Uh, uh, I materiali sono. Non sono esattamente così. No, però dovrebbero essere titanio e anoda, eh, rame, anodized aluminum, non me lo ricordo. aluminum e non mi, non mi ricordo più com, come si chiama. Comunque è una vera bestia. E questo qua è l'interno. L'ho appena, appena aperto, quindi tolgo uh, tutto, eccolo qua. Uh, la tastiera è, è retroilluminata rossa, uh, non si possono cambiare i colori, però per me va benissimo. Il trackpad è bello grande, ha i due pulsanti di sinistra e destra, qua ci sono pulsanti programmabili da M1 a M5, questo qua è il pulsante per registrare uh, le partite, nulla di... cioè non lo userò io sinceramente e basta. Quindi questo qua è lo schermo che è Full HD, però... È 120Hz, che è strepitoso, vi, de vi devo proprio dire che è strepitoso. Um, ho, quando l'ho comprato, vabbò, l'ho testato un po' per vedere che funzionasse tutto, no? Um, però... scusate, eh, che per appoggiarlo qua ce ne vuole di spazio, bisogna liberare un bel po' di spazio. Um, L'ho testato con Watch Dogs 2, gira benissimo. Uh, in generale gira benissimo con tutto. L'unico problema è che far girare i giochi, per far girare i giochi al top um, bisogna tenerlo collegato alla corrente perché una batteria, se si, se si va su internet, e si scrivono documenti Word e così via, dura tipo 4 ore. Se invece si gioca in un'ora la batteria è andata e in più non dà il meglio di sé con la batteria, poiché lui dice andiamo più piano perché sennò la batteria ci dura mezz'ora. Infatti io lo terrò sempre collegato alla carica batteria così almeno al massimo delle performance. E, <coughs> e comunque non è un computer da portare in giro, ovviamente, perché è pesantissimo. E ad accompagnare questa bestia stupenda, fantastica, um, ho voluto comprarmi anche un mouse da gaming che fosse all'altezza ed è il um, Corsair M65 Pro RGB. È un mouse fantastico, ha 12.000 dpi che sta per dots per inch, quindi il sensore um, è, assolut è assolutamente fantastico. è Un sensore ottico ha uh, pure la calibrazione della. Um, della Oh mamma mia, come si dice! Della, um, del materiale su cui è appoggiato, quindi che so, se è fibra, se è plastica, se è legno, basta cambiare le impostazioni nel, um, nel programma di Corsair che si chiama Q, uh, e, e funziona benissimo. E in più è rGB, completamente rGB, quindi ha 16,1 milioni, 16 milioni di colori, e si può, sono praticamente. Sono virtualmente infinite uh, combinazioni di colori, quindi davvero stupendo. E questo qua sicuramente uh, mi aiuterà tantissimo a giocare. Uh, questo qua, come potete vedere, è l'interno. Questo qua è come il mouse, è davvero fantastico. Non vedo l'ora di uh, attaccarlo. Anzi, facciamo che lo apro qua assieme a voi, così almeno uh, avete una. Un unboxing live del mouse che. Io non l'ho neanche mai. Questo qua non l'ho neanche mai aperto quindi. Um, è davvero nuovo per me. Quindi, qua abbiamo uh, il cavo che è uh, rivestito, come potete vedere, quindi è molto molto resistente. Uh, qua poi come si aprirà, vediamo. È complicata la confezione, devo dire, ecco qua ecco come si apre allora possiamo passare i cavi attraverso adesso arrivo eh qua si apre ecco fatto facciamo passare di nuovo i cavi attraverso anche questa fessura qua ok dovremmo esserci qua c'è un normalissimo manuale delle istruzioni m65 pro rgb um, davvero un mouse strepitoso e come potete vedere è in alluminio la costruzione um, come vi ho già detto ha il, uh, il cavo uh, aspettate voglio vedere se si sì. uh. Ecco qua, come potete vedere il cavo rivestito, quindi è davvero fantastico, um, in più, uh, come vi ho già detto, è alluminio e uh, è davvero speciale questo qua. Ah, e ah, sotto anche dei pesi per, uh, dipende se, se uno vuole il mouse più pesante o più leggero, uh, per farlo spostare comunque, uh, per spostarlo. Davvero, poi mi piace tantissimo il, il click, sentite? Spero che sentiate, io non so se sentite. Davvero bellissimo, davvero stupendo. Il cavo è di altissima qualità, come potete vedere. È... Tutto bello rivestito per il mouse. Eh, basta, sono contentissimo, veramente in alluminio fantastico. Non vedevo. Lo... Ah, e, e poi oltretutto qua di fianco ha due uh, tastini uh, scelta, di scelta veloce. no? Che si possono impostare uh, sempre attraverso il, uh, um, il programma che vi dicevo in più. Questo qua è un tasto fatto apposta per gli, gli FPS che sono i first person shooters, um, tipo Call of Duty oppure ah, CSGO, Counter-Strike Global Offensive. Comunque ci sono tantissimi giochi che si possono, ah, si possono usare. Questo qua è il pulsante per mirare: quindi uno tiene premuto questo qua e con il pulsante sinistro poi ehm, spara. Quindi davvero fantastico. Poi è perfetto per me che io ho le mani grandi quindi, ho le mani grandi quindi per me la dimensione è assolutamente perfetta. E basta, non ho un uh, mousepad. Penso che userò quello di Animal Crossing, anche se non è il più adatto. Però, vabbè, uh, vedrò io poi cosa fare. E basta. Quindi, così qua sono tutti i miei regali di Natale, sono davvero. Felicissimo di tutte le cose che ho ricevuto. Poi, dopo vi posterò un po', vi metterò. Um, adesso, mentre sto parlando, vi metterò un po' di foto magari dei prodotti um, che ho fatto. Anche dello stand per le cuffie è davvero bellissimo. Um, sono davvero molto, molto soddisfatto. E basta. Quindi, questi qua sono stati tutti i miei regali di Natale. Mi raccomando, lasciate giù dei commenti con che regali avete ricevuto voi um, di Natale e se siete contenti con quello che avete ricevuto. Se speravate in qualcosa di diverso um, e così via. Fatemi sapere. E uh, basta, dire che abbiamo finito con il video. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi se vi piacciono i miei video, così ne potete vedere altri. Mi raccomando attivate anche la uh, di fianco al um, tasto iscriviti. C'è cioè una campanellina. Se cliccate su quella campanellina verrete avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Quindi mi raccomando fate questo e ci vediamo alla prossima puntata di Nintendo Incallito. Ciao!